Ciao a tutti da Poderac e benvenuti in questo quinto episodio riguardante tutorial base di Arduino. In questo video andremo a vedere il lampeggio alternato di due LED, però questa volta utilizzeremo dei veri e propri due LED e l'alimenteremo e controlleremo con una scheda Arduino. Poi ovviamente non mancheranno le resistenze, due resistenze e qualche filo. Allora, il montaggio del circuito è molto semplice, dovremmo ricordarci un po' il montaggio in quanto nei precedenti video tutorial l'abbiamo visto. Prendiamo un LED, questo qui come vedete ha un piedino più corto dell'altro, in questo caso per il piedino corto lo metteremo al meno, mentre quello lungo al centro della breadboard, in questo modo. Per poi inserire la resistenza che collega la parte centrale della basetta con l'altra parte centrale. Questo non è obbligatorio, però diciamo io per questo progetto diciamo mi trovo abbastanza comodo. E poi faremo la stessa cosa con l'altro LED. Fatto questo, quello che dovremo fare sarà semplicemente collegare i fili con un pin di Arduino che essendo i LED accesi o spenti utilizzeremo i pin digitali che lavorano come ho già detto nei precedenti video tutorial con i valori che vanno da 0 a 1. Quindi lo inserisco nel pin 2, il LED verde, e il rosso lo colleghiamo al pin 3. Ok, fatto questo, il circuito non è completo. Vi ricordate? Nel precedente video tutorial abbiamo visto che il collegamento del LED richiede una massa e un più per funzionare. In questo caso la massa della nostra scheda sarà il GND. Quindi prendiamo un altro filo, lo colleghiamo al GND, che sta per massa, e lo colleghiamo al meno della breadboard. In questo modo abbiamo il nostro circuito pronto. Che cosa faremo sostanzialmente in questo video? In questo video andremo più a lavorare nella parte software per il lampeggio alternato di questi due LED. Diciamo, può sembrare un progetto stupido, ma direi che è essenziale per incominciare a prendere dimestichezza con il codice e con il circuito, in quanto i LED, nei primi progetti, vengono utilizzati molto spesso. Adesso quello che dobbiamo fare è semplicemente collegare la scheda Arduino al PC e passare alla parte software per realizzare un lampeggio alternato di questi due LED. Perfetto, partiamo subito con il scrivere le prime istruzioni. Allora, come prima cosa dobbiamo battezzare i pin della scheda Arduino. Dovremo mettere che il pin 2 corrisponde al LED verde, mentre il pin 3 al LED rosso, che serve battezzare, in modo tale che in caso andiamo a modificare il codice, se abbiamo battezzato con dei nomi questi pin, ci basterà semplicemente modificare il pin in cui si trovano all'interno del codice e non dovremo modificare tutte le istruzioni. Per cui, essendo dei valori interi, scriveremo int LED verde uguale al pin 2. Int LED rosso uguale al pin 3, in quanto l'abbiamo posizionato al pin 2 e al pin 3. Nel setup vi ricordo che vanno i settaggi relativo, più che altro l'impostazione relativo a che tipo di componenti stiamo utilizzando, che sono di tipo input o output. I LED, essendo diciamo emettono e non danno dei valori ad Arduino, li trasmettono, diremo che sono degli output, quindi scriveremo pin mod, che è il comando che ci permette di dire se è un output o un input, e scriveremo LED verde output. Stessa cosa per il LED rosso, in quanto anche lui, essendo un LED, è un output. Fatto questo, quello che ci manca è l'istruzione che andremo a inserire nel loop. Vi ricordo che loop sta per ciclo infinito, per cui quello che inseriremo all'interno di questa stringa di codice, all'interno di questa parte di codice, si ripeterà all'infinito finché non toglieremo l'alimentazione ad Arduino.
che cosa faremo fare al a questo codice, a questo programma più che altro. Diremo che il nostro microcontrollore dovrà alternare il LED verde con quello rosso, per cui utilizzeremo la funzione Digital Bright per il LED verde, che lo facciamo partire acceso. Vi ricordo che la funzione Digital Bright scrive che quel pin dovrà essere acceso, per cui mi accenderà il LED. Scriviamo la seconda istruzione, Digital Bright, questa volta per il LED rosso, che mi farà in modo che, in caso il LED verde è acceso, io gli dirò che il LED rosso in questa istruzione deve essere spento. Per fare in modo tale che ciò avvenga in un tempo a me scelto, ci aggiungo un delay. In italiano sta per ritardo, per cui quell'istruzione viene bloccata per un secondo, per dire. Vi ricordo che l'istruzione delay funziona con i millisecondi, per cui un secondo sarà 1000. Chiudiamo con il punto e virgola e adesso scriveremo la seconda istruzione, che sarà l'opposto di quello di sopra, quindi Digital Bright, LED verde, low, che sta per spento. E la seconda istruzione, Digital Bright, LED rosso, IG, in modo tale che nella prima istruzione, nel primo blocco di istruzioni, il nostro LED verde è acceso e quello rosso spento, e nella seconda parte di istruzione il verde è spento e il rosso è acceso, in modo tale che facciamo il lampeggio alternato. Ovviamente anche qui dovremo aggiungerci un delay, questa volta sempre di millisecondi. Adesso quello che faremo è assicurarci di essere nella porta giusta e la scheda deve essere Arduino 1. Carichiamo, per caso non salvo, aggiungerò il codice in descrizione, aspettiamo che carichi e il risultato finale sarà quello che vedrete adesso. Perfetto, questo è il risultato finale dello sketch che abbiamo appena caricato. Come vedete abbiamo un lampeggio alternato di LED con un ritardo di un secondo. Per quanto riguarda tutorial che vi possono servire per esercitarvi su questo tipo di esercizi, è la visione del tutorial inerente alla realizzazione di una sirena 1.0. All'interno di quel tutorial è presente anche la funzione per quanto riguarda il suono. Non è obbligatorio che lo vediate, però in quanto lo vedremo nei prossimi video tutorial, però vi può servire, in quanto in quel video spiegherò anche il funzionamento e quale codice utilizzare per farlo funzionare. Poi un altro video che vi posso consigliare per esercitarvi sempre in questo tipo di esercitazioni è il video inerente alla realizzazione di un semaforo, però la prima versione, e anche questo video lo aggiungerò in alto a destra nelle schede. Quindi, detto questo, il video tutorial 5 termina qui, è stato abbastanza breve, però abbastanza utile per aiutarvi a capire man mano, senza tante difficoltà, capire il funzionamento sia della parte software che del circuito di questa scheda. E una volta capito questo, successivamente sarà solo uno scivolo, capirete al volo tutte le altre cose. Detto questo, vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su questo tipo di tutorial. Seguitemi anche su Facebook e Twitter, perché ogni tanto carico qualcosa. E noi ci vediamo al prossimo video tutorial.